Per gruppo si intende comunemente una famiglia, gli amici durante un festeggiamento o una ricorrenza, e nelle foto si cerca di farli apparire naturali, sorridenti, felici. Ci sono poi situazioni particolari in cui è necessario raccontare qualcosa che va oltre le persone. Ad esempio, quando si fotografa un gruppo musicale. Le foto in questo caso potrebbero servire per realizzare il poster dei primi concerti, oppure per la copertina dell'album di esordio. Si tratta quindi di raccontare, a volte in una sola immagine, la musica, la filosofia del disco o del gruppo stesso. Ascoltate per prima cosa i brani della band che volete ritrarre per capire il tipo di orientamento artistico e le influenze sonore. Per ritratti di questo tipo, le tecniche di illuminazione possono anche essere stravolte. Lucinette, colorate e direzionate possono rendere un'atmosfera che ricorda quella dei concerti. Giocare con grandi zone di ombre e alte luci bruciate può mettere in evidenza solo alcuni particolari del viso e avvolgere il resto nel mistero. Spesso gli strumenti sono ancora più importanti dei volti. Valutate il peso da dare a questi elementi. Il ritmo, la dolcezza o la durezza. Le caratteristiche della musica proposta dal gruppo possono essere rappresentate dando più spazio ad alcuni elementi piuttosto che ad altri. Ad esempio, concentrandosi sul movimento, nel caso della musica rock, o sulle tonalità pastello, se il gruppo è melodico. O ancora, scegliendo accuratamente la location, ad esempio un dirupo con il cielo nuvoloso, magari enfatizzato in fase di elaborazione. Ricordatevi che quando un gruppo si definisce tale perché condivide un progetto, come nel caso di una band musicale, di una squadra sportiva, il contesto che amalgama il gruppo deve essere evidente e deve avere a volte più rilievo delle singole persone ritratte.